Benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale voglio parlare di uno strumento molto pratico, o almeno io lo trovo molto pratico, per gestire i repository aggiuntivi del mondo Ubuntu chiamati PPA. Allora, prima di vedere lo strumento in quanto tale, vediamo una piccola panoramica, giusto per orientarsi su cosa sono i PPA e dove si trovano. Eccoci qua. Allora, PPA. Dal sito web di Launchpad, che vedremo fra un attimino, si può leggere che un PPA, che è una sigla, che ormai sapete che nel mondo anglosassone adorano le sigle e gli acronimi, quindi non poteva sfuggire nemmeno il PPA, che sarebbe dunque la sigla di Personal Package Archive. Tradotto liberamente vuol dire, insomma, archivio personale di pacchetti, ecco, quindi di software che noi possiamo installare nella nostra Ubuntu. Dico Ubuntu perché proprio questo sistema di archivi personali di pacchetti è specifico per Ubuntu. Altre distribuzioni come Fedora, OpenSUSE e altre hanno sistemi, diciamo, di scopo analogo, ma diverso nella gestione. Quindi concentriamoci, per quanto ci riguarda, come sempre, sulla nostra amata Ubuntu e sui suoi PPA. Quindi, come leggiamo qui sul sito di spiegazioni, dunque il Personal Package Archive, usando un Personal Package Archive, potete, quindi qui ci si rivolge, su questa pagina ci si rivolge allo sviluppatore di turno che intende metterci a disposizione un suo software tramite un pacchetto in un suo PPA, e quindi qui si parla allo sviluppatore, si dice usando un Personal Package Archive puoi distribuire software e successivi aggiornamenti di questo software direttamente agli utenti di Ubuntu. Ecco, questo è proprio lo scopo di un PPA. A questo punto qualcuno potrebbe chiedersi cosa servono i PPA se quando mi installo Ubuntu io mi trovo già il mio software. Installo da zero, come capiterà fra poco più di un mese, un mesetto, diciamo, arrotondando un po' le date. Tra un mesetto potremo installare la nuova versione di Ubuntu 12.04, e se me la installo da zero io non è che non ho del software, ma ce l'ho e come. E quindi uno si può chiedere cosa serve allora il PPA. Ecco, in effetti il mondo Ubuntu è suddiviso in repository diciamo ufficiali e repository tra virgolette non ufficiali. In quelli ufficiali ci sta tutto l'Ubuntu stessa quando viene installato e tutto il software che accompagna Ubuntu, che non è solo quello di base presente dopo un'installazione fresca, nuova, ma anche tutto un mondo di software, migliaia e migliaia di programmi che si trovano ufficialmente nei repository proprio di Ubuntu. Però quando abbiamo installato appunto Ubuntu nuovo, abbiamo tutti i programmi all'ultima versione, poi passa il tempo e se non installiamo nuovamente le versioni di Ubuntu che seguiranno, noi potremmo aver bisogno di una versione di software un po' più aggiornata di quella che ci forniscono i repository ufficiali. Dico nel tempo, è quando passa il tempo. Perché chi come me installa solo la versione a lungo termine di supporto, installerà la prossima versione di Ubuntu al minimo solo dopo 2 anni, al massimo magari dopo 5, visto che la prossima versione di Ubuntu avrà un supporto per 5 anni, chi lo sa, insomma, passando gli anni, naturalmente il software avanza e nei repository ufficiali di Ubuntu, a parte qualche eccezione, di solito la versione principale che è presente al momento del rilascio della versione viene mantenuta, vengono corretti i bug, eccetera, ma difficilmente si avanza di versione principale, cioè difficilmente ci sono dei grossi
delle grosse innovazioni in quasi tutti i software che possiamo installare dai repository ufficiali. Giusto per fare un esempio, per capire quello che ho appena detto, non so, noi installiamo ad aprile la nuova versione di Ubuntu con LibreOffice, cioè la suite d'ufficio, alla versione invento, giusto per fare l'esempio, la versione 3. Passano gli anni, 1, 2, 3 anni, e magari LibreOffice nel frattempo è arrivato alla versione 5, però noi con i repository ufficiali magari otteniamo solo la 3.1.2.5, ma non le versioni principali 4, 5 e mezzo che sono passate, che magari portano anche dei cambiamenti notevoli e interessanti da seguire. Ecco che in questo caso può venirci incontro e utile un PPA, magari proprio di LibreOffice, che ci mette a disposizione dei pacchetti, ripeto, tra virgolette, non ufficiali, ma ben più aggiornati di quelli ufficiali. Questo è uno degli scopi per cui esistono i PPA. Se non il principale, comunque uno dei motivi per cui questi PPA vengono usati parecchio. Un altro motivo potrebbe essere quello di un software che non esisteva ancora, per esempio, al momento del rilascio di una versione di Ubuntu, e a noi ci interessa questo software. È uscito, che ne so, qualche mese dopo, è uscito un software che proprio guarda caso fa al caso nostro, serve a coprire una nostra esigenza, però non c'è nei repository ufficiali perché a quel momento non esisteva. Ecco che se lo sviluppatore lavora nell'infrastruttura Launchpad può caricare in un suo PPA questo software ben in anticipo rispetto al prossimo rilascio di Ubuntu, nella quale magari, ma non è detto, il suo software nel frattempo potrà rientrare nei repository ufficiali. Così non fosse, si potrebbe comunque continuare ad usare il suo PPA per avere a disposizione il pacchetto di questo software. E questo è il secondo motivo per cui un PPA è interessante ed utile. E quindi vedete che il mondo Ubuntu, suddiviso fra repository ufficiali e repository, continuo a chiamarli non ufficiali per differenziarli, PPA, si compensano i due mondi, ecco, collaborano per fare in modo che noi possiamo avere nel tempo un nostro sistema operativo aggiornato secondo le nostre esigenze. Ovviamente non c'è nessun obbligo di usare PPA, se uno ha le sue esigenze coperte da quanto gli forniscono i repository ufficiali, non se ne deve interessare di PPA, ma faccio apposta questo video tutorial anche per presentare questa ulteriore opzione che amplia ulteriormente la disponibilità di software già amplissima del mondo Ubuntu. Allora, detto di cosa è un PPA, quindi un archivio, un contenitore di pacchetti software da installare, faccio un'ultima nota prima di proseguire, ed è quella, se vogliamo, di un terzo motivo per cui è interessante usare un PPA, ed è quello che naturalmente PPA è una cosa viva, è un archivio che funziona allo stesso modo dei repository, quindi degli archivi ufficiali dei pacchetti software. Quindi lo sviluppatore, man mano che lavora al suo software, potrà compilarlo e caricarlo sul suo PPA e noi automaticamente abbiamo a disposizione gli aggiornamenti. Ecco, quindi un PPA rispetto ad andare in rete a cercarsi un pacchetto isolato da installarsi singolarmente e puntualmente, poi è morto lì, non seguirà nessun update a meno che noi non andiamo a ricercare nuovamente lo stesso pacchetto dopo un po' di tempo. Con un PPA invece si entra un po', non un po', si entra nella filosofia del mondo Linux, di tutte le distribuzioni, nelle quali il software si aggiorna da solo, quindi man mano che lo sviluppatore mette a disposizione l'aggiornamento, noi automaticamente lo riceviamo. Quindi vedete che questi PPA sono utili e anche importanti. Ecco, detto ciò, facciamo un altro piccolo passo per dire cosa? Per dire che nel mondo Ubuntu, quindi
dell'azienda Canonical che gestisce Ubuntu, c'è uno strumento, o meglio, una piattaforma web sulla quale o nella quale vivono questi, fra le altre cose, questi PPA. Questa piattaforma si chiama Launchpad. Ecco, sul sito di aiuto di Launchpad, nella pagina principale, vediamo che cos'è la descrizione di Launchpad. Quindi Launchpad è una serie, una suite di strumenti open source che aiutano singole persone e gruppi di persone a lavorare assieme su progetti software. Ecco, questa è più o meno la mia, diciamo così, traduzione libera in italiano di quanto c'è scritto qua. Ecco che Launchpad, appunto, è una piattaforma sulla quale si può collaborare, proprio tutta la comunità che ruota attorno ad Ubuntu può collaborare in vari aspetti per migliorare Ubuntu e renderlo appunto sempre migliore come sistema operativo, come distribuzione Linux, basata su Linux. Uno è quello che ho appena spiegato, sono i PPA. Ecco, i PPA vivono in questo mondo Launchpad, in questa piattaforma Launchpad. Un'altra parte molto importante sono le traduzioni dei software, cioè i software vengono caricati nei PPA oppure nei repository ufficiali, e poi c'è un ambito, una parte di Launchpad che si occupa di mettere a disposizione le stringhe solitamente di testo che appaiono quando si usano i programmi, che di solito sono sempre in inglese, quelle base, e poi i contributori delle varie lingue possono andare e mettere la traduzione nella loro lingua e così via. Poi ci sono le parti delle domande e risposte, cioè si possono anche porre delle domande. Vedete qui answer, cioè risposte. In effetti se uno sviluppatore o un gruppo di sviluppatori hanno un loro PPA, un loro progetto pubblicato e gestito ed elaborato in Launchpad, c'è anche un ambito, una parte nella quale si può chiedere qualcosa a questi sviluppatori, se qualcosa non è chiaro, se qualcosa bisogna sapere, magari come si può collaborare con loro, eccetera eccetera. C'è un posto dove si possono porre le domande e automaticamente ovviamente si riceveranno le risposte e così via. Diciamo che è molto più vasto di così Launchpad, è veramente un'ottima piattaforma di collaborazione e ognuno al suo livello può dare il suo contributo. Ripeto, non bisogna essere sviluppatori, ma si può essere benissimo traduttori, eccetera eccetera eccetera. Un'altra parte importante di cui sicuramente parlerò in un prossimo video tutorial che ho già in programma di creare è il backtracking, cioè la segnalazione e la gestione dei bug, dei problemi. Quando io incontro un problema in un programma lo posso segnalare e va a finire tutto nel calderone Launchpad, anche questo. Quindi si integra tutto per la gestione di tutto il software che ruota attorno ad Ubuntu e che compone Ubuntu stessa. Quindi, piccolo riassunto, PPA, di cui ci occupiamo specificatamente in questo video tutorial, sono gli archivi di software specifici di sviluppatori o gruppi di sviluppatori al di fuori dei repository ufficiali, i quali PPA risiedono, hanno casa nella piattaforma di lavoro collaborativo libero, aperto, Launchpad, e il quale Launchpad, giusto così per darvi un'idea di quanto ormai sia diventata vasta ed estesa questa piattaforma di lavoro, vedete che ospita addirittura, allo stato attuale ad oggi, vedete qua, vediamo un po', ecco, 26.770 progetti diversi. Ecco, magari in qualcuno di questi elencati qua sopra lo riconoscete perché lo state usando, ma tutti questi progetti e altri 26.700 eccetera eccetera sono ospitati sulla piattaforma Launchpad, che mette a disposizione tutti gli strumenti per gestire tutti gli aspetti di uno sviluppo software. Lo vedete ripetuto anche qua, 26.770 progetti, numero decisamente impressionante. Poi qui ci sono altri numeri, quanti bug sono stati aperti,
quanti rami di sviluppo, quasi mezzo milione di rami di sviluppo aperti, 1 milione, quasi 2 milioni di traduzioni, 190.000 risposte alle domande poste, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, se siete sviluppatori o se non siete niente del tutto, ma siete curiosi di capire come viene gestito Ubuntu, cioè da dove esce poi il risultato finale di Ubuntu, su cosa ci si appoggia per svilupparlo, per gestirlo e per renderlo quello che è, potete andare a sbirciare, a grufolare un po' in questo sito launchpad.net. Questo indirizzo, assieme ad altri, come sempre, ve lo metterò nei commenti, nello spazio dei commenti, della descrizione, di questo video. Ecco, adesso finalmente, dopo questa divagazione, giusto per capire, per situare un po' il tema principale di cui vado a parlare adesso, parliamo appunto del gestore dei PPA. Questo perché? Perché i repository ufficiali sono, diciamo, integrati nell'installazione di Ubuntu, sono gestiti automaticamente. Ecco, mettiamolo così, in parole semplici, se non ci si interessa di queste cose, non ci si accorge neanche che Ubuntu dietro lavora con questi repository, viene aggiornato attraverso questi repository. I PPA sono un qualcosa di, come detto, non ufficiale, che dobbiamo aggiungere noi in più e quindi dobbiamo anche pensare noi a gestirli, quindi aggiungere un PPA, eliminare un PPA, eccetera, eccetera. Ecco, lo si può fare in modo molto semplice, anche manualmente, però come sempre, siccome noi siamo sempre un po' pigri, preferiamo avere lo strumentino che ci aiuti in questo. E lo strumentino c'è, ecco, e lo troviamo qui, a questo indirizzo, sempre in Launchpad, quindi che ormai conosciamo. Che l'ho già aperto, quindi a questo indirizzo vediamo che questo team Web Apps 8 team ha pensato bene di creare un e di caricare, guardate un po' così, un po' l'ironia, di caricare su un loro PPA, quindi il PPA di questo team di sviluppatori, di caricare lo strumento per gestire i PPA stessi. Quindi almeno questo PPA dovremmo aggiungerlo manualmente per poi avere lo strumento a disposizione per gestire in modo un po' più pratico e meno manuale tutti i PPA seguenti. Quindi per cominciare non si scappa, dobbiamo venire qui, a questa pagina, ed aggiungere il PPA. Quindi anche questo indirizzo ve lo metterò nella descrizione. Come si fa ad aggiungere un PPA? Questo probabilmente molti di voi lo sapranno, altri no, quindi velocemente si deve aprire la gestione delle sorgenti software, questo qua, nel vostro Ubuntu, quindi sorgenti software che io ho già aperto, quindi vi chiederà la password di amministratore come sempre, e poi vi si apre questa finestra, sorgenti software, nella scheda altro software avrete, se li avete, i PPA che avete già installato, vedete che io nel tempo qua, nella mia Ubuntu 10.04 vecchia di 2 anni, ne ho parecchi nel tempo, alcuni attivati, alcuni disattivati comunque, fra i quali appunto ho questo che si chiama YPPA Manager, ecco il nostro strumento di gestione di PPA si chiama YPPA Manager e per aggiungerlo, così breve excursus su come aggiungere un PPA per chi non sapesse ancora, quindi una volta aperto Sorgenti Software si preme il pulsante aggiungi qui in basso e in questa riga si deve copiare esattamente questa, quella che appare in Launchpad nella descrizione del PPA, vedete che qui lo dicono, dovete aggiungere questa riga, quindi si fa copia di questa riga, quindi questa è un'operazione manuale che fate almeno questa volta, poi con lo strumento di gestione non dovrete più farlo in questo modo. Comunque si fa incolla qui, si fa aggiungi sorgente e io l'ho già fatto quindi faccio annulla e apparirà questa riga fra i vostri PPA e se è l'unico sarà l'unico all'inizio. Qua fate chiudi, vi chiederà di aggiornare le sorgenti software eccetera eccetera eccetera, aprite
il gestore delle installazioni software, che adesso a dipendenza dell'Ubuntu che avete installato può essere l'Ubuntu Software Center oppure il buon vecchio gestore pacchetti Synaptic, eh? Installate l'YPPA, che vabbè, già che ci sono vi mostro esattamente come si chiama, però anche in Software Center basta che iniziate a schiacciare Y e ve lo mostrerà. Ecco qui Y, vediamo un po', ecco YPPA Manager, si chiama proprio così. Quindi lo installate, io naturalmente ce l'ho già installato, e eccolo qua con la sua bella iconcina blu-azzurra con una bella Y grande, PPA un po' più piccolo, ecco in inglese YPPA, YPPA, non so se è un modo per dire perché PPA come nome, non lo so, questo sto ipotizzando io, comunque visto che la Y si dice Y, un po' come perché. Comunque, poco importa, non divaghiamo troppo. Eccolo qua. Lo strumento è semplicissimo come grafica ed è semplicissimo anche all'uso. Lui presenta diverse opzioni, vedete, diversi pulsanti opzioni. Qua sopra c'è scritto che per attivare un'opzione, per entrare in un'opzione, bisogna fare doppio clic sullo specifico pulsante e praticamente ci siamo. Allora, cosa presenta l'YPPA Manager? Quello che abbiamo fatto a mano qui lo permette questo strumento. Quindi diciamo che senza avere aperto nemmeno il browser, quindi chiudiamo il browser, facciamo finta che non sia aperto nulla, voi aprite il vostro YPPA Manager, l'unica cosa che avete aperto. Dunque, la prima opzione è quella un po' che emula quello che abbiamo appena fatto, quindi aggiungere un PPA. Fate doppio clic e qui dovreste fare incollare la stessa stringa che abbiamo appena fatto. Questa è un po' la stessa operazione manuale che abbiamo appena fatto. Si può anche qui a fianco remove, cioè togliere un PPA. Quindi lui cosa fa? Va a leggere i PPA che avete attivati in questo momento. Vedete che lui dice: vi sto elencando solo quelli non disabilitati, cioè quelli che io non ho spento ma ho proprio attivi. Voi ne scegliete uno e dite voglio rimuoverlo. Attenzione che questo non vuol dire rimuovere anche il software che è installato, ma rimuove proprio solo il repository. I programmi installati fino a quel momento restano installati, eh? Poi andiamo in giù. List packages in PPA enabled on your computer. Ecco, quindi qui elenca tutti i pacchetti software che sono contenuti nei repository PPA attivi sul vostro PC. Per esempio, se prendo questo, faccio list packages e mi presenta tutti i pacchetti che sono presenti in questo particolare repository. In questo caso è quello di Blender, il famoso software per grafica tridimensionale. Vedete che io, agganciando un attimo il discorso che ho fatto all'inizio di questo tutorial, per avere Blender sempre aggiornato alla giornata, diciamo, ho dovuto aggiungere questo PPA che è il Blender SVN PPA, perché il Blender dei repository ufficiali di Ubuntu 10.04 è molto, ma molto, ma molto vecchio rispetto a questo. Ecco. Poi addirittura c'è la possibilità a questo punto di aprire il browser web e di vedere la pagina proprio del PPA dove si trova in Launchpad, un po' come se si aprisse questa pagina qua, uguale a questa. Oppure posso fare back e quindi torno al mio menu principale, che è quello ancora dell'elenco dei repository, perché io poi posso scegliere un altro, guardare cosa ci sta dentro, oppure chiudo e ritorno al mio menu, veramente quello dei miei pulsantini. Chiudiamo di nuovo il browser. Ecco. Poi qui c'è Advanced, quindi opzioni avanzate, e qui è ancora più interessante la cosa, il Purge PPA. Ecco, questo sì che
che non solo elimina il PPA come il remove PPA che abbiamo visto un attimo fa, ma questo proprio purge, purga, proprio toglie anche le versioni software installate da quel PPA, quindi proprio lo elimina come se non esiste, non fosse mai esistito sul vostro sistema. Questo è molto interessante. Perché? Perché se avete trovato un PPA che vi sembra promettente con un software o una versione software che avete già, che vi sembra promettente, lo provate e vi fa solo casini, non funziona, salta, ci sono troppi bug, insomma, non siete soddisfatti, non fate nient'altro che entrare qui, Advanced, Purge PPA, fate ok, viene fuori il solito elenco dei vostri PPA attivati sul vostro sistema, ne scegliete uno, fate purge e lui appunto rimuove, ma proprio anche il software installato attraverso questo archivio PPA. Noi facciamo un bel close, non volevo fare close perché volevo rivedere il menu, quindi dovevo fare back, fa niente, rientriamo. Quindi Purge è molto interessante e utile nei casi, diciamo così, tra virgolette critici, ecco, in cui c'è qualche problema con un PPA, è meglio abbandonarlo, quindi provato, non va bene, facciamo pulizia, torniamo al punto di partenza. Poi un'altra bella opzione utile è che fa uno scan, cioè passa l'elenco dei PPA. E se per sbaglio non ci siamo accorti o chissà, o a distanza di tempo ne aggiungiamo uno che esisteva già, questa opzione controlla ed elimina gli eventuali duplicati che sono lì per niente. Questa opzione è anche molto interessante e cerca di importare tutte le chiavi GPG eventualmente mancanti. Ecco qui piccola parentesi perché mi rendo conto che per qualcuno può essere chiaro, per altri no. La chiave GPG cos'è? La chiave GPG è una chiave crittografica, o meglio, una chiave di questo tipo viene assegnata ad ogni PPA, per evitare abusi, diciamo così. Facciamola semplice, diciamo che ogni PPA, che è vero che viene dichiarato come repository non ufficiale, ma siccome risiede sulla piattaforma ufficiale di sviluppo Launchpad di Ubuntu, viene firmato, certificato con una chiave specifica, ogni PPA ha la sua chiave GPG, e se capita un repository al di fuori di Launchpad o in Launchpad che non ha questa chiave, bisogna starci un attimo attenti. Ecco, questo, diciamo che questa chiave dà un po' la certificazione di un repository in Launchpad. E quando si aggiunge un repository, questa chiave viene automaticamente importata nel nostro archivio chiavi in modo che venga riconosciuta. Se non c'è, di solito viene visualizzato un warning, un avviso: guarda, fai attenzione che per questo repository tu non hai la chiave o non esiste la chiave, guardaci, cerca di capire perché. Ecco, questa opzione permette di completare eventuali mancanze quando è possibile. Per quello c'è scritto try, ci prova, perché se abbiamo dei repository tipo PPA, proprio veramente non ufficiali, esterni fuori, che magari proprio la chiave non ce l'hanno, ovviamente non può farci ottenere la chiave questa opzione. E questo può essere anche un indice di verifica, un campanellino d'allarme per dire: accidenti, questo repository proprio non ha nemmeno la chiave, quindi devo farci attenzione che magari non è proprio software di prima qualità. Poi, questo non so cosa sia, tenta di mettere a posto altri problemi con le chiavi GPG, non l'ho mai usato. Questo fa un backup del nostro elenco di repository PPA, poi si fa ovviamente anche il restore, quindi si salva e si può ripristinare. Queste opzioni sono interessanti se si fa un upgrade di Ubuntu, cioè se non si installa da zero Ubuntu, ma si passa da una versione installata all'altra. Naturalmente ci sono delle incoerenze fra i PPA che vanno bene. Ecco, per esempio, per la mia Ubuntu 10.04, se faccio l'upgrade alla 12.04, non tutti i PPA saranno coerenti con la nuova versione e bisogna adeguare il nome dei PPA a
alla versione naturalmente per essere coerente, quindi non più 10.04, ma dovranno essere migrati, trasportati verso la 12.04. Quindi questi stessi PPA con queste opzioni possono essere allineati alla nuova versione. Quindi vedete che l'Advanced è un menu molto potente, molto utile. Un'altra funzione molto carina è quella che cerca in tutti i PPA. Quindi senza andare nel web, che permette anch'esso ovviamente di cercare fra i PPA, io vi posso far vedere, ecco qua, aspettiamo che si apra, quindi l'interfaccia web originaria ha una pagina che è questa, con un campetto di ricerca che permette di cercare fra tutti i PPA esistenti, e vedete che PPA attivi in questo momento ce ne sono 11.356 attivi, vuol dire che c'è del lavoro su questi PPA, perché in realtà di registrati ce ne sono più del doppio, però probabilmente alcuni nel frattempo sono morti, gli sviluppatori non ci lavorano mai, abbandonati, magari sono solo degli archivi, delle copie di altri. Comunque vedete 27.113 registrati, di cui 11.356 attivi. Ecco, con questo campo, dicevo, si può cercare. Ho bisogno di un certo software, qualcuno mi ha detto, guarda, cerca quel nome lì, che lo troverai lì. Si può mettere qui la stringa di ricerca, però dico, senza neanche aprire il browser web, si può usare questa funzione che fa praticamente la stessa cosa. Quindi si cerca e vediamo che magari provo a cercare YPPA, così c'è anche una ricerca più tra virgolette profonda, più accurata, che non ho mai usato, però attivando questa opzione probabilmente c'è scritto che ci mette anche di più, farà un altro tipo di ricerca, non so bene cosa ci sia dietro. Come vedete sta cercando, e ecco qua, vedete, questo è il nostro repository, diciamo così, tra virgolette ufficiale di PPA. E poi ce ne sono anche altri che riportano la stessa voce, che probabilmente anche loro hanno nel frattempo compilato questo pacchetto YPPA per qualche motivo, per altre versioni di Ubuntu, chi lo sa. Comunque nel mondo della non ufficialità dei PPA è sempre meglio andare ad usare comunque il repository specifico diretto degli sviluppatori nativi del pacchetto di turno, del software di turno. In questo caso YPPA Manager è proprio questo, quello che abbiamo visto come aggiungere all'inizio del tutorial. Qui, una volta selezionato, si può anche fare l'elenco dei pacchetti. Vedete, YPPA Purge, quello che ci dà le chiavi GPG, YPPA Manager, che è proprio lui, il programma. Poi si può fare aprirlo come sempre nel browser qui. Si possono addirittura scaricare localmente proprio i pacchetti di installazione localmente, quindi proprio prendere questi pacchetti e scaricarli. Oppure si può tornare sull'elenco e dire ok, questo PPA mi interessa, ed ecco la funzione interessante, add. Se schiaccio add selected PPA mi fa quell'operazione manuale che noi abbiamo fatto all'inizio nelle sorgenti software. Quindi questo strumento YPPA, schiacciando questo pulsante, va nell'elenco delle sorgenti software e mi innesta, mi aggiunge questo PPA, e poi aggiornerà le sorgenti, in modo che avremo a disposizione del nuovo software. Facciamo close. L'ultimo sono le opzioni, ecco qua. Diciamo che qui, come sempre, le opzioni vanno a gusti e scelta di ognuno. Io le ho messe così, non sono neanche tantissime le opzioni. Ho messo queste. Questa qui è il nome della versione di Ubuntu, che a quanto pare, con l'asterisco qua sopra, serve solo a chi usa Linux Mint, che sapete è una distribuzione basata su Ubuntu. E quindi chi vuole usare YPPA con Linux Mint deve mettere su quale versione di Ubuntu è basato il Linux Mint che stanno usando. Ecco, quindi questo non è obbligatorio per noi che usiamo Ubuntu nativa, ma per chi usa Linux Mint. Ecco, tutto qua. Se
Finito, quando avete finito di usare il vostro YPA Manager con questa bella icona, fate close e avete finito la vostra gestione. Ecco. Non è che i PPA vengono usati e modificati tutti i giorni, almeno nel mio caso no, però quando serve, o forse proprio per il fatto che si usano sporadicamente, quando serve. Questo strumento è molto utile perché guida nelle operazioni senza doversi ricordare esattamente cosa fare o da aprire questo e quello. Molto comodo. Lo consiglio anche a voi, magari qualcuno di voi che non lo conoscesse ancora. Lo provi e vedrà che resterà soddisfatto. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione. Come sempre so di essere piuttosto lungo nelle mie descrizioni, ma come sempre trovo che sia corretto non solo spiegare direttamente l'obiettivo del tutorial, ma anche dare un po' di contorno, come dire, non solo carne, ma anche le patatine e le verdurine contorno, per far capire a tutti coloro che mi seguono, a qualsiasi livello siano, sia che siano sviluppatori esperti o utenti occasionali, far capire dove ci stiamo muovendo. Quindi per me era utile anche presentare brevemente Launchpad, presentare cosa fosse un PPA, eccetera, eccetera. Ecco, vi ringrazio e alla prossima.